svanire il suono infinito, il timbro che unisce la vita alle cose del mondo, l'umano ululato strepita. E tutto si fa disarmonico. Dei boschi e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la terra. Gli alberi, comparsi sulla terra circa 300 milioni di anni fa, costituiscono un elemento indispensabile dell'ecosistema per combattere i cambiamenti climatici, per ridurre il gas serra, per il ciclo della vita e per garantire la sopravvivenza della specie. Circa 10 milioni di anni fa, finita l'ultima glaciazione, l'Italia era abitata non più da 30-35 mila persone e i boschi ricoprivano quasi l'intera penisola. Con l'aumento della popolazione comportò la progressiva diminuzione del patrimonio boschivo. Attualmente la superficie forestale di tutta Italia ha un'estensione stimata, fonte del corpo forestale dello Stato, pari a 10.467.533 ettari, corrispondente al 34,7% della superficie territoriale. L'albero è un microcosmo ambientale, è un elemento di insiemi complessi, naturali come il bosco o realizzati dall'uomo come parchi e giardini. L'albero è fonte di alimentazione, favorisce le scoperte mediche, ha ispirato l'arte, la religione e il mito. Molte sono le rappresentazioni legate all'albero, che è infatti il luogo dove si celebravano giuramenti, feste, riti e avvenimenti storici. L'albero, però, è anche uno strumento indispensabile per tutelare l'equilibrio idrogeologico del territorio. Infatti, la gran parte dei boschi non è toccata da fenomeni di dissesto. E questo è importantissimo, questo aspetto qua. Allora, la distruzione degli alberi e delle foreste del pianeta non comporta soltanto gravi danni ecologici, ma fa scomparire anche un prezioso patrimonio culturale dell'umanità, ricco di storia. Per i molti motivi che rendono l'albero fondamentale per la vita sulla Terra, su proposta del Ministro del Ministero dell'Ambiente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, con l'obiettivo, fra l'altro, di dare nuovo impulso alla festa dell'albero, festa di antiche tradizioni, come abbiamo appena detto, presente fin dal 1898 nel nostro paese e nei ricordi di molti. Grazie a questo disegno di legge, il 21 novembre di ogni anno si celebrerà la Giornata Nazionale dell'Albero al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del Protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni di CO2, cioè di gas serra, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Questo è un qualcosa che io ho apprezzato molto, una bomboniera in difesa degli alberi. Questo non per gli alberi, però per la vita delle persone, per il futuro della vita umana. Io non aggiungo altro, non allungo, e rispettate l'ambiente, rispettate le piante, perché questa è la cosa più importante da parte di tutti. Devo dire che sono bravissime le persone che si impegnano in questa difesa della natura. Passo la parola al vice sindaco, però mi raccomando, state vostre. Fate vostre le indicazioni che vi danno. Prego. Il saluto del sindaco, che stamattina non è potuto essere qui tra noi, e di tutta l'amministrazione comunale naturalmente. Ringrazio chi ha voluto fortemente
questa manifestazione come Rosa Ciccarello e Patrizia Fusco. Ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione comunale per la riuscita di questa giornata, quindi Donne in Movimento, Frades, la Provoco, e soprattutto ringrazio il dirigente scolastico che ha permesso a voi tutti di stare qui stamattina. Come diceva prima Rosa, questa è la seconda edizione della Festa dell'Albero. L'amministrazione ha voluto riprendere questa giornata dedicata all'albero per l'importanza appunto che l'albero ricopre, l'importanza che ha e che ricopre per tutta la terra e tutte le funzioni insomma importantissime che l'albero svolge per la nostra sopravvivenza. Mi spiace, ma io non ho dei soldi, ho solo foglie e frutti. Prendi i miei frutti, bambino mio, e va a venderli in città, così avrai dei soldi e sarai felice. Allora il bambino si arrampicò sull'albero, raccolse tutti i frutti e li portò via, e l'albero fu felice. Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare e l'albero divenne triste. Poi un giorno il bambino tornò. L'albero tremò di gioia e disse: avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei rami e sii felice. Ho troppo da fare e non ho tempo di arrampicarmi sugli alberi. Voglio una casa che mi ripari. Voglio una moglie e voglio dei bambini. Ho dunque bisogno di una casa. Vuoi darmi una casa? Sento svanire il suono infinito, il timbro che unisce la vita alle cose del mondo. L'umano ululato strepita. Armonico. Del mondo, l'umano fracasso contamina.